Ciao a tutte e bentornate nel mio canale, se siete nuove benvenute, io sono Stefania. Nel video di oggi realizzerò il setup per il mese di novembre nel mio reading journal. Il tema per novembre è caffè. Avevo altri sticker? Sì. Li ho utilizzati? No. Il motivo è questo, che li guardavo e non mi urlavano novembre. Più guardavo questi altri sticker, più pensavo o alla primavera o all'estate, per cui non mi sembravano minimamente adatti per il mese di novembre. Motivo per cui sono finita sul caffè. Anche perché, diciamocelo, novembre in autunno inizia a fare più freddo e quindi si tende ad amare quelle bevande calde, quale possa essere cioccolata calda, caffè, tè. Mi sembrava un'ottima idea. Non so, credo di aver fatto già un tema simile in passato, ma non quest'anno, almeno non mi pare. Come sempre la cover è molto semplice da fare, sulla sinistra riporto il nome del mese e sulla destra lascio lo spazio per le statistiche, così non devo creare una pagina apposta. Già che ci sono, vi dico che a un certo punto il mio telefono è pseudomorto e non me ne sono accorta. Motivo per cui in questo Plan With Me non mi vedrete realizzare la pagina con la visione mensile. Reading Tracker. Adoro realizzare questa pagina perché è facile e veloce. Essendo che il tracker di per sé occupa più o meno tutta la pagina, non ho molto spazio libero da dedicare ad altre decorazioni, il motivo per cui è molto veloce da realizzare anche questo. Alla fine quel poco spazio che mi resta lo uso tutto per il titolo e riesco a metterci anche qualche sticker vicino, qua o là, uno o due in genere. Thank you.
Finalmente lavoro alla pagina Books of November e, piccolo momento di gioia, è il penultimo mese in cui la realizzerò, perché con dicembre sarà l'ultimo mese e poi non la creerò mai più. Questo perché, l'avevo già detto all'inizio, era utile, la utilizzavo tantissimo, mi serviva, aveva uno scopo, poi le cose sono un po' cambiate, ho creato altri tracker, ho modificato altri e il risultato è che ho altri spread che fanno il lavoro di questo e quindi questo qui purtroppo è praticamente inutile al momento. Ed è il motivo per cui ho deciso che lo eliminerò. Siamo alla fine, quindi io vi lascio con un piccolo flip through, così vedete le pagine che ho realizzato per novembre. Se il video vi è piaciuto ricordatevi di mettere mi piace e di iscrivervi al canale per altri video di questo genere. Fatemi sapere con un commento se avete qualche richiesta per qualche video in particolare, così ci posso lavorare. Io vi ringrazio tantissimo per il supporto, ci vediamo alla prossima, ciao!